Ma la Croazia è veramente diventata così costosa? Scopriamolo. Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e sì, sono in Croazia. Per l'esattezza mi trovo a Dubrovnik, una cittadina nel sud della Croazia di circa 50.000 abitanti, diventata famosa per essere stata una delle principali location del Trono di Spade. E l'obiettivo di oggi sarà quello di scoprire questa affascinante città e capire quanto si spende mediamente in un giorno. Da premettere che è la mia prima volta in Croazia, quindi non posso fare un paragone con un'esperienza passata, però io sono cresciuto con il mito della vacanza low cost in Croazia, perché conosco molta gente che c'è stata in passato e soprattutto online si è sempre parlato di Croazia come meta di vacanze low cost. Ma la domanda è: sarà ancora così? A quanto pare la città è piena di fontanelle con acqua potabile, quindi ottimo. Io questa mattina avevo prenotato un free walking tour. Il punto di incontro, non so se avete notato, era pieno di gente e ho avuto difficoltà a trovare l'operatore, quindi ho deciso di rinunciare e adesso andremo a fare colazione direttamente. E qui vicino c'è un panificio, vediamo. Cornetto al cioccolato e anche il tovagliolo, 2 euro. Non ho lo scontrino. Accettabile. Non so se riuscite a vedere quelle mura lì, si dovrebbero vedersi con tutta quella gente. Quella è una delle cose più turistiche da fare qui a Dubrovnik, ovvero la passeggiata sulle mura. Dura circa 2 ore e da quanto ho letto online il costo è di 35 euro, quindi con questo caldo, con tutta quella gente, per girare delle mura credo proprio che passerò. Adesso andiamo verso il centro e ci facciamo un giro per le stradine della città vecchia. Siamo usciti alle spalle delle mura. Non pensavo comunque che la città vecchia fosse così enorme. C'è da perdersi e camminare tutto il giorno qui. E poi è super affascinante sapere che tra queste strade, in questi edifici, sono state girate molte puntate di una delle serie TV più famose al mondo. Allora, souvenir presi, 2 calamite minuscole 6,40 euro e una cartolina 70 centesimi per un totale di 7,10 euro. Questa città è piena di scale, però la vista da qui è indescrivibile. No, ma qui? Spettacolo! Ma credo sia arrivato il momento di andare a vedere cosa riusciamo a mangiare e quanto riusciamo a spendere per il pranzo. E al costo di 13,50 euro ho preso il mio pranzo, un hamburger con pesce, e adesso cerchiamo un posto tranquillo dove fare l'unboxing e assaggiarlo. Oh wow, non c'è nessuno, stanotte era pieno, così riesco a farvi vedere l'ostello e vi dico quanto ho pagato. Ho preso una camerata da 7 letti, questo è il mio, e lì uno è il mio armadietto. Eh sì, l'alloggio a Dubrovnik è una delle note dolenti, infatti per passare 3 notti in questo ostello qui ho speso la bellezza di 164 euro e 75 centesimi, credo, sì. Non ho trovato niente di meglio, qualcosina ad un prezzo più economico, però con recensioni veramente pessime. Sì, vanno bene gli ostelli, però almeno le recensioni sulla pulizia devono essere decenti. Quindi se venite in Croazia, in particolare a Dubrovnik, tenete conto che l'alloggio sarà una delle spese più importanti. Dunque, una notte a Dubrovnik costa come minimo 55 euro. Poi un'altra spesa di cui non vi ho ancora parlato è l'autobus che porta in centro e costa 10 euro. Adesso mi faccio una doccia, mi rilasso un po' perché sono completamente fradicio, poi uscirò per fare un giro, cercare qualcosa da mangiare e vediamo quali sono le altre spese che avremo. E
con queste 7 euro di gelato, 7 euro, ho voluto rovinarmi. Comunque va bene così. Una domanda lecita adesso potrebbe essere: Michael, ma non hai visto i prezzi? No, non erano scritti da nessuna parte. Ed è una pratica di molti locali, da quello che ho visto. Se dopo questo video qui venite a dirmi che il Salento è caro, mi incazzo di brutto. Scherzi a parte, sono arrivato al termine di questa giornata, ho speso quasi 120 euro se non erro, vi lascio la grafica qui di fianco con i numeri precisi. È poco? È troppo? Non lo so, il mio compito è farvi vedere la realtà, poi sta a voi giudicare, vi lascio la sezione commenti per farlo. Detto ciò, tenete sempre conto che si trattava di Dubrovnik, probabilmente la città più cara di tutta la Croazia, però mi sembrava la meta perfetta per fare questo video qui. Quindi adesso fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un like se questo video vi è stato utile, vi è piaciuto in qualche modo, iscrivetevi per rimanere in contatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!